Nelle ultime settimane i carabinieri della compagnia di Randazzo hanno messo in atto un ampio dispositivo di controllo del territorio, volto a prevenire e contrastare il cosiddetto fenomeno della transumanza abusiva, controllando 5 aziende zootecniche e oltre 260 capi di bestiame. In tale quadro i carabinieri della stazione di Magnace, avvalendosi del personale veterinario dell'ASP 3 di Catania, hanno segnalato alle autorità sanitarie locali 5 imprenditori agricoli per mancata registrazione degli animali del pascolo, mancata autorizzazione alla transumanza e assenza dei relativi documenti, come quello che certifica la sottoposizione del pascolo a controllo sanitario prima del suo spostamento. Al termine dei controlli, gli allevatori originari delle province di Enna e Catania, ma operativi tra Bronte, Magnace e Randazzo, sono stati raggiunti da un totale di 11 sanzioni pecuniarie, per un importo complessivo di oltre 26.000 euro, e uno di questi è stato anche denunciato dai carabinieri per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e diffusione di malattie infettive di animali. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno inferto un altro duro colpo al fenomeno dello smercio di stupefacenti, con l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga di 4 pusher catanesi, precisamente un 39enne, un 34enne, un 23enne, tutti pregiudicati, ed un 41enne originario del Bangladesh. In particolare, i militari dell'arma hanno scoperto che 4 pusher avevano preso in affitto un monolocale in via Salvatore di Giacomo e che lo avevano adibito quale punto di spaccio della droga frequentato da numerosi avventori, soprattutto nelle ore notturne. Il momento più propizio per intervenire si è presentato dopo qualche ora, quando gli investigatori hanno visto due avventori che accedono alla corte che poi mette l'appartamento in questione. Immediatamente è scattato il blitz, infatti uno dei carabinieri, accodandosi ai due avventori, è riuscito ad accedere alla corte. Una volta raggiunto il monolocale sito a piano terra sul lato sinistro della corte, si è qualificato come appartenente alle forze dell'ordine. A quel punto il 41enne, che aveva l'incombenza di accogliere gli acquirenti sull'uscio dell'appartamento, ha tentato di chiudere la porta. Il tentativo è stato vano, perché a dare manforte al militare sono arrivati altri colleghi e assieme sono riusciti ad entrare nell'abitazione. Al suo interno i carabinieri hanno trovato un grande tavolo in legno sul quale erano posizionati uno schermo 32 pollici che, collegato a 3 telecamere, consentiva di monitorare l'intero perimetro dell'abitazione, 2 pulsanti per aprire i portoncini d'ingresso in maniera automatica, un bilancino digitale di precisione e diversi rotoli di carta argentata per il confezionamento dello stupefacente, oltre a 111 euro in monete. Tutta la droga e i soldi sono stati sequestrati, mentre i pusher sono stati posti e arrestati con custodia cautelare in carcere. Il sindaco Enrico Trantino ha convocato un incontro tecnico per affrontare un tema per il trasporto pubblico: il passaggio graduale dai vecchi bus alimentati con combustibile fossile a quelli che non hanno bisogno dei derivati del petrolio e marciano alimentati da metano, elettricità o idrogeno. All'incontro tecnico che si è tenuto nella sede della città metropolitana hanno partecipato molti sindaci. Le risorse per l'acquisto dei nuovi autobus sono state assegnate dal Ministero alla città metropolitana di Catania, che ha elaborato un piano di spesa spalmato su 15 anni, cioè dal 2019 al 2033. Il primo quinquennio, già concluso, ha previsto la possibilità di acquistare mezzi esclusivamente a metano. Nei prossimi anni si virerà verso l'acquisto di autobus elettrici e a idrogeno, che necessitano però di apposite infrastrutture per la ricarica elettrica o per i motori a idrogeno. Ridurre le emissioni nel settore dei trasporti rappresenta un elemento cardine nel contrasto ai cambiamenti climatici. La città metropolitana di Catania si doterà di un parco bus con motori più tecnologici e rispettosi dell'ambiente. Vogliamo quindi incrementare i servizi del trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità ambientale, inserita in un progetto più ampio che prevede l'apertura di nuove fermate della metropolitana, trasporti intermodali e collegamenti più fluidi fra Catania e i centri limitrofi, così ha dichiarato il sindaco metropolitano Enrico Trantino. Un biglietto unico cumulativo per visitare i 4 siti archeologici più importanti della Sicilia occidentale: il Museo Salinas e i parchi della Valle dei Templi, di Segesta e di Selinunte. Il tagliando La Sicilia dei Templi, che sarà valido 15 giorni, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa al Salinas di Palermo. Un provvedimento atteso da anni, ha detto l'assessore beni culturali e identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, che siamo finalmente riusciti a realizzare. Stiamo già lavorando per estendere questa iniziativa anche ai siti della Sicilia orientale, creando così un circuito virtuoso di promozione culturale e turistica che possa valorizzare l'intero patrimonio dell'isola. Diverse le tipologie di biglietto proposte: dal ticket cumulativo ai 4 siti Salinas, Valle dei Templi, Segesta e Selinunte, al binomio Valle dei Templi più Salinas, Salinas più Segesta, Salinas più Selinunte. I biglietti comprendono le integrazioni per le mostre in corso e consentiranno nei 15 giorni un solo ingresso ai siti coinvolti.
Oggi tagliamo un traguardo importante. Il governo Schifani ancora una volta ha dato segno d'attenzione rispetto alla strategia posta in essere per i beni culturali. Un provvedimento atteso da anni che mette in sinergia i siti della Sicilia occidentale e già siamo al lavoro proprio per fare la stessa cosa per i siti della Sicilia orientale. Momento importante: da una parte andiamo incontro a quelle che sono le esigenze dei turisti, sempre numerose, e quindi una grande scontistica. Nel contempo cerchiamo di far fungere da traino i siti maggiori con quelli minori, avendo una visione d'insieme finalizzata al potenziamento della terra di Sicilia. La giudice del Tribunale nelle Isole Marianne ha accettato il patteggiamento per Julian Assange, il fondatore di Wikileaks e un uomo libero dopo un calvario giudiziario durato 14 anni e ritorna ora in Australia. He faced 175 years in prison for publishing evidence of war crimes, human rights abuse and US wrongdoing around the world. Today he pleaded guilty to an offense for having published information in the public interest, for which he's won journalism awards the world over and been nominated for the Nobel Peace Prize every year for the past decade. This sets a dangerous precedent. Clark. Speaker, my question is to the Prime Minister. Prime Minister. Mr. Assange has since boarded a flight to Australia and will land in Australia later today. Now, regardless of your views about his activities, and they will be varied, Mr. Assange's case has dragged on for too long. I've said repeatedly that there was nothing to be gained by his continued incarceration. Dopo aver firmato un accordo per il patteggiamento lo scorso 24 giugno nel Regno Unito, il giornalista si è dichiarato colpevole di cospirazione per aver ottenuto e diffuso informazioni sulla difesa nazionale. Il reato è accompagnato da una pena detentiva di 5 anni, termine che Assange ha scontato preventivamente nelle carceri inglesi. Ci troviamo all'Hotel Nettuno, dove si è svolta questa interessante serata di passaggio della campana del Rotary Club Catania Duomo 150. Sono qui con l'avvocato e il nostro professore Antonio Fimefreddo, che ha ricevuto il Polaris. Beh sì, è stato un momento importante, come sono sempre le cerimonie di passaggio alla campana, è un po' la sintesi di quello che si è fatto nel corso dell'anno e il programma di quello che si farà nell'anno che inizia da ora in poi, ma soprattutto insomma, sono felice di aver onorato, anzi, di aver ricevuto questa attestazione. Non fosse altro perché corrisponde ad un equivale, ad un gesto poi di beneficenza verso la fondazione che segue molti progetti importanti. E questo club in particolare è impegnatissimo in progetti di volontariato, di solidarietà nei confronti dei bambini in particolare, e questo diciamo in un qualche modo rende la nostra vita migliore in una città che ne ha un gran bisogno e con uno spirito che è gratuito, di totale disinteresse tra persone che nella vita svolgono tutte un'attività e che dedicano il loro tempo libero agli altri.